Anche qui facciamo il rustico trapianto dell'aglio, tanto fra mezzo chilo, si vede, sì? Allora, amici, una botta, anche se purtroppo il terreno è bagnato, una botta così superficiale, e dopo sarà ripassata meglio. Adesso, cosa occorre? Una cosa molto semplice. Guardate. Con questo qui faccio un buco così, uno, due. Allora, se faccio così non si fa forza, invece così, vedete? Oh, il terreno sta andando bagnato, è pure un po' duro. Guarda, oh, con tutto il peso mi ci mette, vedete? Quindi mi lancio, è duro. Il terreno è duro, allargo, questo si allarga un po' di più, quindi qui ci andrà questo terreno, ecco qui, è duro veramente, perché guardate, io metto così, no? Poi con le gambe mi appoggio con tutto il corpo così, vedete? Vabbè, comunque si sa fa, qua c'è un pezzo di radice, la ciliegia, qui, ecco, facciamo un altro qui, adesso, ecco la semina, facciamo una qui, un'altra qui, fammi divaricare le gambe, così è meglio, ma ciucco, vedete, c'è una spesa, questo l'aglio che è rinato, a mio orto. Oggi, secondo il bisogno del tempo, 80% piove, quindi stamattina c'è stato un po' di pioggia, sicuramente ci sarà altra pioggia. Adesso che facciamo? Ecco che faccio, guardate. Vabbè, cominciamo con la mano. Premo un po' così, vedete? Poi domani vengo, ci metto l'acqua e rabocco pure la terra. Adesso la terra è un po' dura, compatta. Oppure posso fare anche così, una leggerissima zappatura. Guardate da qui, guarda. Leggera, leggera. Ecco qui. Poi, con la pioggia il terreno si diluisce e quindi tende a livellarsi. Ed ecco, già che mi ci trovo, fammi lo stesso scendereggio. Beh, il terreno si deve lavorare quando è asciutto. Vabbè, questa cosa faccio. Fammi la brecca. Poi ci si ripassa, vedete, il terreno è sempre lavorato, certo questo sarà asciutto, questo è un pezzo di legno, piove, sì, sta cominciando a ripiovere, adesso vi faccio vedere veramente sta ripiovendo, quindi sospendiamo i lavori e si torna a casa. Sì. Allora, adesso sentite la musica. Sente? Piove, sì. Sarà piove. Ah, che pioveva. C'è proprio sbagliato. Vabbè, comunque sia. Ecco l'aglio che è seminato. Guardate come cresce rigoglioso. Ho sfruttato lo spazio tra un albero e un altro. Qui il trattore non ci passa, il trattore va diretto. Ecco l'altro aglio. Ho messo l'aglio dappertutto. Tutto sappato a mano, tutto sappato a mano. Ecco l'altro aglio, vedete, ci sono ancora le mele dell'anno scorso. Per terra, guardate quanto è aglio. Vabbè,
qua dopo devo la zappa, la codico erbosa. Qui l'altro aglio ho messo e qui crescono i fiori, cresce l'erba e a fine mese viene un signore, lo pago e mi ha preso. Qua ho messo l'erba cipollina, anche lì, e quindi l'erba cipollina cresce pian piano.